10 tattiche per mettere un narcisista al suo posto. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti a questo nuovissimo canale. Ovviamente, segui anche su tutti gli altri miei canali YouTube, Massimo Tramaso, crescita personale, felicità, benessere, autostima. Ma questo è il nuovissimo canale, Liberti dai narcisisti con Massimo Tramaso. Quindi, Margasciona, Carampana, chi sei, iscriviti. E veniamo al tema. Veniamo al tema che credo che sia veramente un tema importante, veramente un tema importante perché ti consente di mettere un narcisista al suo posto e quindi 10 tattiche per mettere un narcisista al suo posto. Allora, la prima sembra una cosa abbastanza strana, però in realtà è molto molto efficace. Se vuoi mettere un narcisista al suo posto, e in cosa consiste questa tattica? Beh, consiste nel chiamare spesso il narcisista col suo nome, che sia il tuo compagno, che sia una persona con la quale interagisci. Tu usa spesso il suo nome, lo metti al suo posto perché il narcisista ti sembrerà strano, ma teme se stesso, teme il suo nome, ha paura quando tu lo chiami col suo nome. Per un meccanismo che tu possa entrargli nella mente, che tu possa condizionarlo. Usa spesso il suo nome e il narcisista rimarrà bloccato. Senti Anna, ti volevo dire questo Anna, ma dicevamo Anna, faccio esempio con Anna, oppure certo Francesco, che se facessi questa cosa, Francesco utilizza spesso il suo nome, lo mandi in tilt, non riesce a comprendere com'è che stai usando il suo nome. Usalo, usa la ripetizione, parli con lui, pa, pa, pam! Usa il suo nome. Sono come delle fucilate che gli arrivano addosso e che lo stendono. Altra tattica per mettere un narcisista al suo posto è quello di ricordargli di restare nel tema. Sembra particolare, sembra una cosa strana, ma ci vuole, dovresti però tenerti l'argomento. Ma sei fuori tema, sei fuori argomento, come a scuola, no? Lo tratti un po' come uno scolaretto. Ecco, questa è un'altra strategia che sembra banale, sembra, diciamo, ma che sta dicendo questo? Eppure è una strategia che lo destruttura, che lo come dire, che lo manda in tilt fondamentalmente. Pensa a te, il narcisista va in tilt se tu gli dici questo, perché cavolo, è difficile. Potrà dirti: beh, ma io sono a tema, però comunque già questo lo spiazzi, non ti attacca più, ma lo porti sulle difensive, e questo è veramente un punto molto importante. Tieni presente un'altra cosa molto importante è che se ti attaccano non devi ricontrattare, contrattaccare. Lascia cadere l'attacco, perché quando è che il narcisista acquisisce potere? Quando tu contrattacchi. Perché se tu contrattacchi, loro praticamente si trovano, come dire, se tu contrattacchi, loro praticamente si trovano vincolati, si trovano bloccati, cioè se tu contrattacchi loro sono il loro pane, no? Perché per loro è la base rompere i coglioni, è la base attaccare, è la base rompere le palle. Se tu invece gli togli questa soddisfazione di dargli modo di fare qualcosa, decade la loro rabbia, decade il loro rancore, non sanno cosa fare. Un narcisista che non sa, che non viene attaccato, che non viene contrattaccato, perché se no usa anche il moonwalking, no? Cioè nel senso che fa un passo avanti, un passo indietro, prima ti provoca e poi aspetta che tu lo contrattacchi. Invece quando lui ti provoca, tu, tac, indifferente, completamente indifferente. Ma vedremo tutte queste strategie di manipolazione del narcisista, come ad esempio il moonwalking, la vedremo più a fondo perché è una delle strategie più importanti. E quindi devi imparare a gestire questo. Altra cosa,
quando loro cercano di denigrarti, cercano di squalificarti, tu ignorali completamente, li ignori completamente. E questo è un'altra cosa che li manda veramente in tilt, perché se tu li ignori completamente, loro non sanno cosa fare, non sanno che pesci prendere. D'altra parte, gli resta veramente difficile portare avanti una situazione quando non sanno come fare per andare avanti. Questo è davvero, davvero importante. Imparare a fare questo è molto, molto importante. Se tu riesci a contrattaccare, se tu riesci a colpire una persona, riesci a, in questo modo, a distruggere il narcisista, lo mette a posto. È molto importante questo fatto qua. Un altro punto che ti consiglio di fare è tenere presente uno status mentale che le loro emozioni non hanno nulla a che fare con te. Quindi non assumerti le responsabilità di qualunque cosa dicano o facciano loro, cioè fatti scivolare addosso tutto quello che dicono, come se parlassero, diciamo, con un muro di gomma. Tu devi fargli rimbalzare ogni cosa che dicono, ogni cosa che fanno. Praticamente li mandi in uno stato catatonico, li mandi in uno stato di trance, perché anziché sentirti ferito, tu li rimbalzi tutto. E loro non sanno più, perché il narcisista cerca di ferirti, cerca di attaccarti, e tu gli fai rimbalzare tutto, ogni cosa che dicono gliela fai rimbalzare. No, ma guarda che sì, ma li tratti con superficialità. E quinto punto, finché non smettono di attaccarti, tu continui a neanche parlare con loro, cioè gli dai proprio indifferenza. Loro parlano e tu prendi il telefono e dici: sì, scusa, ah no, scusa, adesso c'ho da fare, cioè, tu, e li chiudi, oppure rispondi al telefono, cioè gli dai indifferenza. Questo li manda in bestia, li manda in tilt, non sanno cosa fare, perché il narcisista vuole essere al centro d'attenzione. Se tu non lo consideri, non rispondi ai messaggi, non lo prendi in considerazione, quando parlano tu ti fai i cazzi tuoi, messaggi, questo li manda un po' in tilt. Poi se loro ti chiamano, stai attento: no, ma io ti seguo, oh, no, ma io ti seguo, praticamente gli ribalti la frittata, sti coglioni. Sesto punto fondamentale: non devi dare loro scuse, cioè non è che devi dargli delle scuse, cioè non devi dargli degli appigli, meno appigli dai, quindi raccontali un cazzo di te, perché più li racconti, peggio è, veramente più li racconti, peggio è. Altro punto molto importante è tieni traccia di quello che ti dicono, cioè scrivilo, registralo, perché poi loro ti diranno: no, ma io non ti ho mai detto questo, e tu invece registri, e tu invece scrivi, prendi nota. Scrivi successivamente, data e ora. No, guarda, questa cosa qua tu me l'hai detta il giorno X, allora Y, nell'occasione Z. In modo tale che, porca miseria, li metti proprio in una situazione di, come dire, impossibilità di fare qualcosa, no? Perché tu tieni traccia di ogni comunicazione con loro. Ottavo punto: non devi aver paura di quello che potrebbero fare i narcisisti. Il narcisista poi di fondo è un vigliacco, è un codardo. Quindi non lasciare, fottitene. Nono punto, non lasciare mai che siano al centro del tuo universo. Devono essere una galassia periferica. Devi considerarli come il due di picche quando a briscola, quando il seme fiori. Devi considerarli delle nullità, perché sono delle nullità. Non dargli interesse. Lasciali all'ultimo posto della catena alimentare. E in ultimo impara a dire di no. Ah, con delle scuse: ah no, guarda, non posso perché bla 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 bla, e poi fanculo! E ti fai i cazzi tuoi. Ecco, queste sono tattiche, 10 tattiche utilissime per mettere un narcisista al suo posto. Bene, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo questo nuovissimo canale, sosteniamolo, facciamo crescere. E quindi iscriviti, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti do appuntamento
al prossimo. Mi raccomando, la tua iscrizione è gratis! Ciao!